Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Egidio e ben ritrovati su Egidio Exotics World. Quest'oggi ci troviamo qui per un rehouse molto molto particolare, vi faccio già vedere di cosa andiamo a parlare. Eccole qua, come potete vedere abbiamo tre Pterirophilus murinus, ovvero la baboon, la tarantola baboon, che è pronta per appunto essere spostata di casa. Mi sono attrezzato, ho adoperato un tavolino tra virgolette questa volta, quindi non andrò a fare cose molto drastiche, molto pericolose, anche se devo dire loro mi mettono tanto scavo. Però vabbè, ci siamo e non possiamo tirarci indietro. Intanto fatevi prendere le ultime cose mentre ammirate le tre bestiole. Io ecco, sono tra virgolette pronto. Vediamo cosa riusciremo a fare quest'oggi, anche perché devo dire loro sono molto molto skittish e molto molto veloci anche da piccole, e a me mettono tanta tanta ansia, quindi vediamo di riuscirne a fare uno alla volta. Inizierei proprio dalla centrale, che è quella un po' più predisposta per lo spostamento. Perché questo non si vede ora? Oh cazzo, ho sbagliato coperchio. Possibile? Se avete bisogno di pappagalli, guardate, venitele a prendere, perché io mi sono rotto veramente le palle di star sentire le loro lamentele. Guardate, non l'avessi mai presi. Indecoroso, davvero. Allora, andiamo subito con la prima. Vediamo se riusciamo a spostarla. Anche se, oddio, mi devo mettere un po' al centro dell'inquadratura, anche perché non riesco a vedere, perché ho appunto il... il telefono proprio al centro, quindi non riesco a vedere. Vedi, questa tarantola, ho paura dei suoi movimenti, perché ragazzi è tipo straveloce, poi è super incazzosa, quindi vorrei evitare di dover andarla a recuperare in giro per casa. Allora, non so se voi riuscite a vedere, io spero di sì. Ma eccola qui. Oh, com'è bella. Cazzo. Madonna. Yes! È la prima andata. Ok. Che ansia. Mamma mia. Che ansia. Cercheremo anche gli agli da mangiare, quindi arrancimolo due tre blatte e poi le faremo mangiare tutte e tre. Comunque intanto la prima è andata. Guardate che spettacolo. E poi queste box sono spettacolari, davvero le adoro. Sono qualcosa di eccezionale. Ora aspetto che fa tutta quanta la muta, la ragnatela, come ha fatto per la piccola box in cui si trovava prima, e per poi farvi rivedere di nuovo un video dove si sarà tutta quanta sistemata e sarà bella, più che pronta anche per altri feeding. Ora cercheremo anche oggi di farle mangiare, vediamo se tutte e tre avranno fame, anche se devo dire sono anche abbastanza ben nutrite e il loro culetto è molto molto grande. Comunque, label posto sul fronte, non sessate, perché purtroppo non le ho sessate e io purtroppo ve le devo far vedere solo così, e via, è andata con la prima. Ora passiamo alla seconda. Mamma mia, un incontro di box ragazzi. Egidio versus tarantole, Egidio versus Pterinoculus murinus. Chi vincerà mai? Oddio, allora, oh cazzo, questo sta proprio sotto tutto. Allora, con calma. Mamma mia, ho detto con calma, si è mossa come una madonna, come una... Allora, no, questa non mi piace per un cazzo. Questa non mi piace per niente. Allora, qui proviamoci e vediamo come va.
Porca troia, comunque hanno una ragnatela che è stra super fitta. Cioè, una cosa indescrivibile. Ok, tolto quell'ammasso di terra. Voi non riuscite a vedere nulla, giustamente. Guardate che spettacolo. Cioè, hanno delle colorazioni veramente, veramente stupende. Ve lo devo proprio dire. Sono qualcosa di eccezionale. Allora, vediamo se riusciamo a spostarla in modo molto, molto semplice. Però che cazzo. Ok. Mi sono scordato di prendere un pennellino. Purtroppo. Vabbè, raga, è bellissima. Cioè, ragazzi, è stupenda. Davvero, io non. Oh, non so che altro dirvi. Cioè, hanno delle colorazioni veramente meravigliose. Porca paletta. Porca paletta davvero, raga. Ma che cazzo, stanno spezzando, stanno buoni. Eccola qua. Anche la seconda è andata. Oh, che belle. Veramente, veramente, veramente belle. Stessa identica tattica, tecnico-tattica di prima. Ok, torniamo con più confidenza, non troppa. Tra l'altro la si trova esattamente. Aspettate, vediamo se riesco a spostarmi un po'. Sì, ok. Tra l'altro la si trova esattamente sopra. Non so se la riuscite a vedere. Io penso di sì. Eccola. Là. È bella, anche essa. Veramente, veramente bella. Però. Mi piace tanto la posizione in cui si trovi. Oh, che threat posture, ragazzi. Guardate là che diva, si è proprio girata. Guardatela. Guardate che spettacolo. Aspettate, perché io qua la voglio far vedere. Bellissima. Bellissima. Bellissima, un modo di dire, porca vacca. Una bestia del genere che già fa una threat posture così. Guardate che spettacolo. Bella, veramente bella. Allora. Proprio ribaltata, raga. Si è proprio ribaltata. Io come la faccio a spostare adesso lei? Questa secondo me scappa in qualche modo. So perché, ma c'ho sta vaga impressione che questa mo scappi. Lo sapevo io che a me l'ultima che doveva fare, ma ci stavano cazzi e santi. Dai, però non puoi stare così a pancia all'aria. Io non so se voi riuscite a vedere quello che sta succedendo, però lei si trova esattamente a pancia all'aria a fare la posa. Ora. È scesa. Oh, ci siamo riusciti! Ci siamo riusciti! Che bella, wow. Vediamo se riesco a farvela vedere da qui. Spettacolo. Che spettacolo, ragazzi.
Eccezionale, davvero eccezionale. Lei, tra virgolette, la più incazzosa, anche la più aperta. Cioè, guardate che spettacolo, sia di colori che... Mamma mia, stupenda, stupenda. Beh, signori, direi che il video può finire qua. Ho avuto tanta ansia, non ve lo nascondo. Guarda, stare a contatto con queste tarantole mi mette sempre ansia. Timore e ansia, ma più che altro per se possono scappare in qualche modo. Non tanto se mi salgono addosso oppure, tra virgolette, mozzicano, cosa che è improbabile. Però è sempre un fattore di scappamenti, ecco. Mi mettono ansia perché sono molto molto veloci. Sono delle tarantole spettacolari. Come vedete le abbiamo sistemate in queste scatoline e spero che presto inizino a telare su tutta quanta la loro superficie, in modo tale che noi per il prossimo video riusciremo comunque a fare un feeding e quindi a dargli da mangiare, per evitare doppie fatiche, doppie lavori e doppie probabilità di scappamenti e non ritrovamenti. Quindi direi che per ora io vi porto questo di video di queste tarantole. Quelle che devo scambiare le darò direttamente così come stanno ai vari ragazzi che se le sono prese e vi farò vedere direttamente sul canale i nuovi animali che avrò preso. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like, a scrivere un commento e a iscrivervi al canale. Il mio nome come sempre è Giglio, noi ci vediamo in un prossimo video e mi raccomando ragazzi, fate sempre attenzione ma continuate con la vostra passione. Un saluto, ciao!